care sorelle, è con grande gioia e gratitudine che estendo i miei più calorosi saluti a tutte le figlie della carità di tutto il mondo. La superiora generale, Suor Kathleen Appler, mi ha scritto una lettera molto calorosa, facendomi gli auguri per l'elezione a nuovo superiore generale della Congregazione della Missione e delle Figlie della Carità, assicurandomi le vostre preghiere. In questi giorni ho ricevuto numerose lettere da visitatrici e da altre figlie della carità. Tutte le lettere esprimono un profondo impegno di preghiera per accompagnare il mio mandato dei prossimi 6 anni. È meraviglioso pensare al supporto spirituale di migliaia di sorelle del mondo intero. Permettetemi di esprimere la mia profonda gratitudine e la mia promessa di preghiera quotidiana per ciascuna di voi e per le vostre comunità, missioni, regioni, viceprovincie e province. Vorrei inoltre esprimere la mia gratitudine profonda per la vostra meravigliosa testimonianza di fede, di speranza e di amore là dove vivete e servite. I quasi 400 ultimi anni di vita della spiritualità vincenziana, di collaborazione, di supporto reciproco nel nostro servizio dei poveri, ha portato tanti bei frutti. Possa l'approfondimento del nostro carisma vincenziano in questo 21° secolo fare di ciascuno di noi dei mistici della carità. Possano la Madonna della Medaglia Miracolosa, San Vincenzo, Santa Luisa e tutti i santi e beati della famiglia vincenziana intercedere per noi.